Tania, presidente Confindustria Digitale. Innanzitutto sono affascinato dalla profondità degli interventi fino adesso fatti. E qui in questa commedia io devo giocare una parte diversa, forse sono l'unico non avvocato, non regolatore, non lo so, però rappresento insomma quel mondo, l'umile mondo dell'impresa, della manifattura. E tra l'altro rispetto a questi argomenti, che sono argomenti assolutamente seri, profondi, non riesco ad appassionarmi come invece ho visto fare ad altri, forse perché ne ho viste tante. Credo di essere il più senior, mettiamola così, in questa stanza, mi occupo da qualche decennio di questi argomenti, e tutte le volte che siamo di fronte a una rivoluzione tecnologica vengono fuori drammatici questi argomenti sul tavolo. Correvano i primi anni 70, molti di voi non erano ancora nati, tu eri nato, e facevamo anticamera davanti all'ufficio del presidente dell'INPS di allora, il mitico, anzi il direttore generale, il mitico Gianni Biglia, insomma uno dei più grandi uomini di Stato che l'Italia ha mai avuto, soprattutto esperto anche di cose tecnologiche, ed eravamo consulenti in team con Luciano De Crescenzo, che forse voi vi ricordate, che è un simpaticissimo scrittore napoletano, ma veniva dalla stessa società in cui operavo io. Mi ricordo che andavamo a proporre a Gianni Biglia di sostituire con il sistema online anni 70, inizio anni 70, che mettiamo proprio agli albori, l'immissione di dati, e tutto questo andava a sostituire il lavoro di circa 2000 tra signorini e signorine che tutto il giorno digitavano per trarono schede. Io mi ricordo che per arrivare all'ufficio di Gianni Biglia bisognava fare un lungo corridoio in cui erano sistemate centinaia di persone che facevano così. Allora, attraversando questo corridoio con Gianni B, con Luciano De Crescenzo, persona di grande umanità, mi ricordo che Luciano passava e a tutti quanti faceva: voi siete tutti morti, voi siete tutti morti, voi sarete sostituiti dai computer. Quelle persone, per fortuna, non sono morte, ma hanno fatto un lavoro decisamente migliore, sono salite di qualità, sono state formate, hanno fatto dei lavori decisamente più alti nella scala del riconoscimento professionale. Uso questo esempio per dire non che siamo di fronte a problemi banali, tutt'altro, perché quello che sta succedendo oggi rispetto alle 4-5 rivoluzioni tecnologiche è la velocità, indubbiamente. Cioè, questo trittico magico fatto dalla sensoristica che sta avendo degli sviluppi spaventosi, le grandi capacità di trasmettere dati generati da umani o da sensori e fare tutto questo a costi industrialmente accettabili, e infine la possibilità, algoritmi piuttosto che altre cose già citate, di fare queste grandi elaborazioni a costi industrialmente accettabili, industrialmente validi, sta aprendo questo mare di enormi opportunità straordinarie, ma anche sta ponendo sul tappeto questioni molto serie. Oggi noi stiamo parlando molto di gestione dei dati personali, pensate a tutta un'altra serie, lunga lista di argomenti che tutte queste tematiche sta ponendo sul tappeto, e sono diventati argomenti estremamente seri. Credo che oggi una delle professioni più difficili da fare è proprio quella del regolatore. Io non invito mai il mio amico Antonio Nicita, che giustamente ha anticipato già quello che sto per dire, quando dice c'è tutta una campagna di gente che invece dice cerchiamo di abbassare i toni su questo tema della overregolazione, della regolazione, perché generiamo paure. Siamo ancora in una fase in cui dobbiamo cogliere a braccia aperte questa enorme opportunità che la rivoluzione tecnologica ci sta mettendo di fronte. Invece il rischio oggi, soprattutto se si parla tra avvocati e regolatori, è quello di raggiungiamo regole, aggiungiamo regole, che è la tipica reazione di chi ha il compito di fare public policy rispetto a delle trasformazioni e delle innovazioni tecnologiche di cui non riusciamo a capire la portata. E cosa fa il regolatore? Mette altre regole, con il rischio che è quello di bloccare, soprattutto in paesi come il nostro, che sono in una fase iniziale, di bloccare il salto sull'innovazione, l'opportunità dell'innovazione in una fase ancora iniziale del suo sviluppo. Apro la parentesi, noi siamo molto indietro, cari amici, come paese ancora.
nell'aver abbracciato la rivoluzione tecnologica di rete, di tutte le tecnologie di rete, a supporto della nostra competitività del sistema delle imprese. Stiamo adesso finalmente crescendo dell'1,5%, ma noi dovremmo crescere del 5%, del 6%, e lo avremmo potuto fare se avessimo abbracciato questa rivoluzione tecnologica 15 anni fa, cosa che non abbiamo fatto. Noi ci è passata questa rivoluzione sulla testa inizia anni 2000 e molti di noi, leader, noi tutti, leader, pubblici e privati, guardate bene, privati, soprattutto privati, hanno confuso questa rivoluzione tecnologica, questa fase della rivoluzione tecnologica con un nuovo modello di computer, con una banda più larga, con un software più potente, non avendo invece capito che dietro c'è un modello completamente diverso di fare impresa, di fare servizi al cittadino, di fare economia. Noi oggi stiamo ridisegnando l'economia del nostro paese e siamo appena appena partiti in questo processo. Il piano della banda ultralarga è stato un bellissimo esempio, non avevamo precedenti negli ultimi 30 anni di storia italiana di un programma, fatemi dire, di policy, di politica industriale, uso fortemente questa parola che qualcuno vuole criticare, dove finalmente abbiamo visto mettere delle risorse pubbliche e quindi anche private a supporto di un'infrastruttura di cui avevamo un grande bisogno. E i privati hanno risposto in maniera molto forte a questo stimolo che la public policy ha dato. Il piano della crescita digitale del governo, magari anche lì con qualche stop and go, però finalmente stiamo cominciando a vedere qualcosa che si muove, ma soprattutto il piano industria 4.0. È la prima volta nei miei 50 anni di militanza nel mondo del business, soprattutto nel mondo dell'innovazione, che vedo un piano di crescita del paese centrato sull'innovazione, sul digitale, sulla tecnologia, e con la prima volta che lo vedo come il piano 4.0 che il governo Renzi, il ministro Gentiloni, il ministro Calenda hanno messo sul tappeto, insieme anche al nostro lavoro di Confindustria. Ecco, tutto questo sta generando un enorme fermento all'interno del nostro paese. C'è una grande consapevolezza nel mondo delle imprese che bisogna fare questo salto. Guardate, non è semplice, perché non è un problema tecnologico come ben sappiamo, è un problema di leadership. Questa trasformazione è così profonda che o se ne occupa l'amministratore delegato, o se ne occupa il board, oppure non avviene, perché non si tratta di nuovo di installare una banda più larga, un computer più veloce, ma si tratta di mettere insieme completamente la tecnologistica, integrare i propri fornitori, di capire completamente i clienti, far lavorare la gente in maniera completamente diversa, rivedere il modello organizzativo, rivedere il modello di rewarding, insomma, e proprio cambia completamente tutto. E chi se non il leader di impresa può guidare una cosa di questo tipo? Chi se non il leader di impresa, sia pubblica che privata, ci metto dentro anche il privato in questo caso, non può che capire quali sono le esigenze di professionalità nuove di cui si ha bisogno nelle proprie sfide di servizio piuttosto che di prodotto dei prossimi 5-10 anni. Ecco il vero grande, la grande sfida, la grande opportunità del nostro paese. Allora noi dobbiamo fare sempre attenzione, qui chiudo la parentesi sul tema giustamente aperto in questo seminario di oggi, dobbiamo fare molta attenzione che anziché occuparci di come saltare addosso a questa grandissima opportunità, forse unica, che il nostro paese ha, anche per la sua vocazione di creatività, per il suo amore per il prodotto, per la sua capacità di essere sui mercati internazionali, purtroppo fatto di tante piccole imprese e non dei grandi blocchi di grandi imprese che poi guidano sempre l'innovazione, chiudo la seconda parentesi, ecco, dobbiamo fare in modo che questo movimento positivo non venga paralizzato, bloccato da un eccesso di regole o da un eccesso di paure che molto spesso vedo buttate sul tappeto. Con Antonio Nicita, con cui abbiamo, credo, una forte sintonia di visione, giustamente lui ha posto il tema, dice qui guardate che il tema più che di privacy, più che di protezione dei dati personali, è il tema di concorrenza, perché questo è il vero tema di cui oggi abbiamo di fronte. Questo è il vero tema, perché oggi se voi siete una Silicon Valley, l'ha detto benissimo Renda prima, se voi siete una Silicon Valley e volete in un garage partire e fare concorrenza a Google, non ce la fate perché Google vi compra il giorno dopo. Questo è il vero problema che abbiamo di fronte, che si stanno creando oggi dei grandi monopoli di controllo di tutte queste informazioni, che poi attraverso l'autoregolamentazione, attraverso il fatto che mi pare le norme europee stiano portando più in capo alle aziende la responsabilità di proteggere i dati personali, tutti movimenti positivi, però alla fine il vero problema è i blocchi che si vengono a formare. Questo è il vero grande problema sul tappeto. Quindi Antonio ha perfettamente ragione su questo. Prendo un altro dato, un altro caso, che va nella linea che sto cercando di portare come contributo, fatemi dire, un po' diverso in questo nostro dibattito.
il tema della tassazione. Con Antonio ne abbiamo discusso in tante sedi. Signori, sono temi indubbiamente nuovi, ma sono anche temi che vanno affrontati con una logica nuova, non cercando di stiracchiare le vecchie regole degli anni 90 e portarle al mondo di oggi. Cominciamo a rivedere che cosa vuol dire oggi taxable base income, qual è la base imponibile di un'impresa nell'economia digitale, che non riguarda soltanto Google, Facebook piuttosto che IBM, ma riguarda Ferrero, Fiat, qualunque altra impresa, perché oggi tutti hanno degli immateriali che muovono attraverso la rete. Andiamo a capire cosa significa oggi tassare un'impresa in un'economia digitale, e su quello andiamo a capire quali sono gli elementi con cui tu puoi creare una fair distribuzione di tasse ed evitare che ci siano queste asimmetrie che indubbiamente tutti quanti oggi vogliamo correggere. Ma non prendiamo delle fughe in avanti soltanto perché il regolatore, in questo caso non è il regolatore, ma perché il politico vuole associare il proprio nome a delle leggi che possono portare soltanto un'auto un'autofustigazione addirittura in casa nostra e sulle nostre imprese italiane. Ecco, quindi io dico, facciamo molta attenzione quando affrontiamo questi argomenti. Questa è la parte, fatemi dire così, un po' di analisi. In termini costruttivi, che cosa io oggi vedo come unica strada percorribile? Quella che in particolare con la G-Con stiamo portando avanti in maniera molto seria, quella di lavorare insieme. Stiamo affrontando temi dannatamente nuovi, dannatamente complessi. Nessuno ha la regola giusta. Trovare il punto di equilibrio tra il diritto del consumatore di essere consumato, cioè di, a me piace ricevere tutte le informazioni che riguardano gli acquisti che a me piace fare. Non l'avessi mai fatto, una volta ho messo una ricerca di una sauna casalinga, mi chiedevo di mettere di farmi la sauna in casa. Ogni giorno ricevo tutte queste informazioni su queste saune, ma mi fa piacere perché vado a scegliere. Questo è un mio diritto, anzi ne voglio ancora di più di servizi, ma nello stesso tempo voglio che la mia privacy venga tutelata. Ecco, qual è il punto di equilibrio giusto tra queste due cose? Ragazzi, non è che c'è un algoritmo che ce lo dice, si tratta di lavorare con precisione chirurgica, portando insieme tutte le contribuzioni che l'industria, la tecnologia, l'accademia, la ricerca, i regolatori, i policy maker, tutti intorno al tavolo, senza fughe in avanti, né di carattere provinciale, perché i temi sono giustamente di carattere internazionale, europeo al minimo, se non globale, ma soprattutto senza avere delle fughe di traiettorie che non fanno nient'altro che proiettare il vecchio nel futuro. Non funziona in questo modo il mondo. Quindi io credo che noi dobbiamo un pochino stare su questo realismo quando affrontiamo questi temi. Sono temi certamente veri, certamente nuovi, e nello stesso tempo io credo che anche la tecnologia, se ho toccato questo tema, può aiutare nel risolvere questi argomenti. Pensiamo per esempio al caso delle fake news, piuttosto che al caso dello stesso sicurezza di internet. Per carità, io sono l'ultimo a voler pensare che il futuro di internet sia non molto lungo, però questi eventi, queste tecnologie, blockchain, cosa ci stanno dicendo? Che la gente si è stufata di avere rischi di perdita di dati, piuttosto che rischi che il tuo dato venga utilizzato male all'interno di una rete che probabilmente è stata troppo aperta. Quindi stiamo cominciando a vedere questa galassia di sottoreti in cui io, che magari mi occupo di assicurazioni piuttosto che mi occupo di specifici argomenti sanitari, affido i miei dati perché so che lì dentro le tecnologie mi possono consentire di proteggere di più. Ecco, quindi un'evoluzione che la tecnologia stessa mette a disposizione per autoregolare queste fughe che indubbiamente l'evoluzione tecnologica ha messo sul tappeto in modo molto violento. Quindi evitiamo di mettere paure sul tavolo che possono uccidere un fenomeno di bisogno del nostro paese straordinario di innovazione per poter competere al pari con gli altri. Evitiamo i provincialismi e soprattutto cooperiamo insieme, forse è la cosa migliore. Grazie.